E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo in laboratorio. Ragazzi, volevo farvi vedere una soluzione che già sicuramente qualcuno di voi conosce, che è quella di assemblare pacchi batterie al litio con celle 18650 sfruttando questi socket. Ragazzi, questi sono socket commerciali, si trovano a poche decine di centesimi di euro cada una. Vengono vendute sia il lotto, per esempio, da 10, 20, 100 pezzi, che singolarmente. E allora, i socket si presentano così, sono in ABS o solitamente comunque materiale plastico, perciò non conduttore di calore, non conduttore di elettricità. Perché, ragazzi? Perché se fossero fatti in materiale conduttore potremmo avere problemi con eventuali cortocircuiti, perché come vedi qui la cella sbatte e per pochi millimetri non va a toccare il polo positivo, in più lateralmente incastra sul polo negativo. E i socket puoi anche volendo realizzarli tu. Per esempio, io nel mio Powerwall li ho realizzati sfruttando la macchina CNC. Ho preso un foglio di materiale plastico bello robusto, ho fatto un software dedicato con tutti i fori da 18 a distanza un po' più larga, perché come vedi la distanza di installazione è, diciamo, molto compatta, sono molto vicine. Ecco, io nel mio Powerwall ho voluto mantenere una distanza molto più grande, ecco, tra cella a cella, per non fare appunto problemi nello scambio di calore, in una buona dissipazione passiva, eccetera eccetera. E comunque l'utilizzo di queste io la consiglio, sì. Perché? Perché sono fatte bene, sono robuste e sono modulari. Cosa vuol dire? Che io, se voglio andare a realizzare un pacco batterie non come questo, ma per esempio questo è un 5x4, se io volessi posso andare ad agganciare questa con questa, così, ecco qui, e ho realizzato un 8x5. Per esempio, ma così ancora più grandi, perciò si prestano benissimo alle, diciamo, più svariate personalizzazioni e pacchi batterie. L'installazione delle celle va fatta normalmente, per esempio qui sono messe tutte in parallelo, positivo sopra, negativo sotto, in serie. Come vanno messe? Così, questa su, questa giù, questa su, quella giù, perfetto, così sono messe in serie. Se continuo vado così. I socket sono disponibili sia per 18650 che per 21700 e le celle da utilizzare, mi raccomando, utilizza sempre e comunque celle di qualità, non andare ad acquistare celle farlocche come queste. Queste, ragazzi, sono delle celle cinesi, totalmente cinesi. Questa nel dato di targa mi dà 18650 da 8800 mAh, 3,7 volt. Queste sono ultra life da 6800 mAh. Come vedi hanno anche la capocchia, entrambi di fuori. A differenza, comunque, queste sono originali Samsung 18650 da 2900 mAh circa, 2008 su per giù. E la 18650, come ormai saprai se guardi i miei video, più performante in capacità non può superare i 3500 mAh. E c'è qualcosa, come se non sbaglio, Panasonic, che sono arrivati anche a 3600 mAh. Però, ragazzi, non si trovano tanto facilmente e costano un occhio della testa. Però quelle commerciali attualmente disponibili, e il massimo comunque che si può arrivare, io credo, su una dimensione 18650 con una chimica li-ion simile, è 3500
Come fai tu a capire se una cella è di qualità o non è di qualità? Come sempre vi consiglio di fare è andare ad acquistare i miei fascicoletti, costano pochissimo, però sono molto ma molto utili. C'è il 6S, il 7S, il 3S, su Amazon comunque trovi anche il 10S, sotto in descrizione tutti i link. E allora in questa parte dei fascicoli, eccola qui, io vi ho inserito questa lista o tabella. In questa lista o tabella avete tutte le celle disponibili in commercio che potrete andare a trovare nei pacchi batterie che andate a cannibalizzare, che andate a recuperare. E perché non per forza dovete utilizzare celle nuove, ovviamente. Queste sono celle ricondizionate. Queste invece sono celle nuove, ma sono celle nuove a farlocchio, ragazzi, che ho paura anche a tenere in mano. Le ho acquistate solo per metterle in test, provarle e vedere nell'effettivo che capacità reale hanno. E non superano gli 800 mAh queste due, questa ne ha un 100 mAh, cioè quando qui ne riporta 8800. Tanto per farvi capire che il grado di falsità che hanno queste celle. Ricapitolando, il fascicolo tecnico vi è utile sia per la lista delle celle, così da poterle classificare, così da sapere se sono false o se sono originali quelle che andate a trovare nei pacchi batterie delle bike, dei monopattini, dei computer portatili. Perché chi va a diciamo raccimolare, a prelevare, riutilizzare e ricondizionare celle usate, utilizza molto pacchi batterie di computer portatili o ha comunque quello che gli capita in mano. Qui hai una buona lista, poi ovviamente si presta anche bene per l'assemblaggio, ci sono gli schemi, ci sono le tabelle per andare a, in questo caso, fare un 7S. Qui c'è uno schemino, ti spiego anche come andare a calcolare i pacchi batterie, e ti do qualche informazione molto accurata sui fusibili, sulla cavetteria, come dimensionare i cavi. Questo per esempio è un connettore di potenza. Questo connettore di potenza viene utilizzato sugli scooter elettrici, nello specifico sugli Ascol. Questa è una BMS, infatti, di un Ascol, cioè uno scooter, quello scooter italiano AS1, AS2, eccetera, eccetera, che monta celle 18650, che nello specifico sono queste. Questa invece, ragazzi, è la BMS. BMS nello specifico è una 48 volt 13S, perciò questa, tramite questa cavetteria, ti riesce a mantenere bilanciato il tuo pacco batterie, perché come saprai, i pacchi batterie devono essere sempre e comunque bilanciati per poter durare nel tempo, essere funzionali e dare ottime, diciamo, prestazioni al tuo mezzo elettrico, che sia una bici, che sia un monopattino. Poi, come altro, niente, ragazzi, il corso, so sicuramente che già lo conosci se segui i miei video. Oggi posso dirti che è disponibile un nuovo corso. Oltre a Battery Maker c'è anche Power Wall Maker. A differenza di Battery Maker è molto molto più economico. Parliamo in questo corso di gruppi di accumulo per appartamento, cioè Power Wall. Creare grandi, grandissimi pacchi batterie al lidio con celle nuove, celle ricondizionate per andare ad alimentare il tuo appartamento. Invece, se vuoi andare a studiare la tecnologia lidio e fare pacchi batterie per bici o ripararli, vuoi lavorare in questo settore, perché parliamoci chiaro, ragazzi, esistono in commercio milioni di monopattini, milioni di bici elettriche, scooter elettrici, elettroutensili che utilizzano queste celle, però ci sono pochi tecnici che sanno metterci le mani sopra, che sanno ripararli. Perciò, grazie al mio corso, che è un corso
online, perciò non ti comporta viaggi, non ti comporta spese, hotel, eccetera, eccetera. Tu a casa tua, tramite il tuo tablet, computer fisso o anche smartphone, perché è la piattaforma su cui collaboro, si diciamo adatta a qualsiasi dispositivo. Potrai andare a prendere parte al corso, studiare e guardare gli allegati, scaricare gli allegati, e ci sono tantissime informazioni basi. Andiamo anche a parlare delle normative, vediamo quali normative devi conoscere per la realizzazione dei pacchi batterie, quali sono le tecniche, quali consigli io da tecnico ti posso dare, e tanto 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 altro. Sono oltre 5 ore di contenuti video con tantissimi e tantissimi allegati annessi al corso. In più, a casa ti invierò uno di questi fascicoli più un faldone cartaceo, ragazzi, che include anche una lista dei miei fornitori, preventivi, prezzi all'ingrosso, dove poter tu andare ad acquistare i tuoi prodotti. Per quanto riguarda invece Battery Maker, è un corso differente, molto più economico, circa 2-3 ore. Comunque sono sempre entrambi i corsi in continuo incremento di ore, di contenuti, di informazioni, perché sono tecnologie, ragazzi, che vanno a crescere, vanno a migliorare nel tempo. Perciò chi ordina oggi il corso, chi si iscrive oggi al corso, sia in uno che nell'altro, riceverà nel tempo sempre nuovi aggiornamenti e sempre tutto incluso. Ragazzi, niente, per questo video è tutto. Grazie per la visione. Ciao e al prossimo video.